Radio Raccontiamoci. Food Sounds Good. Cibo e musica, connessioni e benessere a cura della dottoressa Benedetta Callegari. Conduce Simona Tonini. I sapori del Natale, seconda parte. E poi un'altra tradizione che mi è piaciuta molto del Veneto è però legata all'Epifania. Perché la sera prima, il 5 di gennaio, vengono preparate delle cataste di rami e canne di gran turco, a cui poi viene dato fuoco. È la notte chiamata Panevin, dove il più giovane della casa accende il rogo utilizzando un pezzo di legno mezzo bruciato e conservato dalla notte di Natale, con la presenza di tutta la gente del vicinato, della borgata, del paese. E insieme poi si mangiava la pinza, che è un dolce tipico, e gli ingredienti utilizzati per creare questo dolce sono sempre di tradizione contadina, come il pane raffermo, il latte, le uova, lo zucchero, le mele, l'uva passa, il miele, tutto insieme. E viene abbinata al vino rosso, ovviamente, da buoni veneti, immancabile, in particolare il fragolino o il vin brûlé. E il rituale ha un significato molto lontano, perché è legato al culto del sole, del fuoco e delle civiltà precristiane. Infatti il rito è un esorcismo contro la paura degli uomini di perdere durante il solstizio d'inverno il sole e la fertilità della terra. Si guarda fondamentalmente dove va il fumo per capire se la terra sarà fertile o no, se ci sarà buona fortuna o no. Quindi legato sia alla tradizione agricola come tradizione. Esatto. Poi cambiamo ancora, andiamo nelle Marche. Ok, scendiamo nelle Marche. Ci sono delle tradizioni, scendiamo, iniziamo a scendere un po'. E, allora, è diverso il Natale nelle Marche cosiddette sporche, che sono il sud delle Marche, provincia di Ascoli, Fermo, in parte Macerata, e nelle Marche alte o nobili, che sono della zona di Ancona e di Pesaro. Io faccio riferimento più alla zona del sud delle Marche, perché uno dei miei più cari amici è proprio della provincia di Ascoli, e mi raccontava che la preparazione del Natale inizia dalla vendemmia, quindi inizia mesi prima, perché nelle zone dell'entroterra l'uva spesso non raggiunge la gradazione zuccherina sufficiente, e allora il mosto non ancora fermentato veniva cotto per farlo concentrare. E raggiunta la gradazione zuccherina desiderata, veniva fatto fermentare per avere un prodotto del tutto simile al vino che veniva poi fatto invecchiare in botti piccole, dai 50 ai 100 litri per intendersi come dimensione, ed è il famoso vino cotto. Ah sì. Era un prodotto custodito proprio come un tesoro dalle famiglie, e a Natale lo regalavano ai periti, così chiamati, di loro fiducia, che erano il medico della mutua, il farmacista, l'avvocato, tutte persone, tutte figure che potevano essere d'aiuto, insomma, per la famiglia. Poi successivamente si passa alla raccolta delle olive, famosissime le olive alla scolana, no? Che io adoro assolutamente, sì. E veniva fatta prima la raccolta precoce a mano per le olive da cura, che vuol dire da mensa, e la tenera scolana si metteva a deamarizzare con la soda o in alternativa con il carbone, e successivamente ad insaporire in salamoia con il finocchio selvatico, e una parte di queste olive erano lavorate poi per la frittura di Natale. L'olio invece veniva utilizzato un po' per tutte le pietanze. È difficile però dire se l'olio fosse tutto extravergine di oliva, perché la raccolta poi era tardiva e si puntava sulla quantità a scapito della qualità. E la trasformazione era fatta all'aria con evidenti conseguenze di ossidazione della salsa da estrazione, quindi probabilmente veniva corretto in qualche modo. Poi, poco prima del Natale, solitamente dopo la prima gelata, si svolge nelle famiglie contadine la salata del maiale. Uno o più suini che vengono allevati dalla famiglia vengono uccisi a domicilio. Nel periodo natalizio il comune addirittura dispone un'ordinanza specifica per poter svolgere l'uccisione di questo maiale a casa, patto ovviamente di rispettare le norme no cruelty e di igiene, ovviamente. E del maiale da tradizione si raccoglie tutto. Subito si cucina il sangue in padella, si fa coagulare e viene tagliato in pezzi con le cipolle.
Poi si cucina una pasta con il sugo delle animelle fresche, dopo 24-36 ore si procede a sezionare i vari salumi, tra quello più marchigiano è il ciauscolo, che è una via di mezzo tra una salsiccia fresca e un salame, ovvero ha la grana come quella di un salame, però è spalmabile come una salsiccia fresca. Poi ovviamente questi tagli di carne accompagnano tutte le festività del Natale e gli ultimi prodotti verranno, che sono la spalla e l'arto anteriore, verranno stagionati e verranno consumati tra Carnevale e Pasqua. Il prosciutto addirittura si consumerà l'estate successiva. Però tutte queste tradizioni. Poi in realtà ad Ascoli Piceno le festività del Natale cominciano dal 9 dicembre, dalla vigilia della Madonna di Loreto, che sarebbe proprio il 10 di dicembre. E in questo giorno si mangia di magro, pasti poveri, rigorosamente senza carne, e quindi come menù ci sono di solito ceci bolliti, serviti con un filo d'olio nell'acqua di cottura, no brodo, assolutamente non brodo, ma solo acqua salata, e rosmarino per insaporire. E poi i rifritti, cioè le frittelline di acqua, latte e farina fatte friggere in olio di semi, mai di oliva, è rarissimo che si frigga in olio extravergine di oliva nelle Marche. Ad arricchire poi broccoli lessi, alici, spicchi di mela rossa, che è una varietà proprio marchigiana, oppure lisci, senza nulla. Assolutamente nessun genere di alcol, né vino, né superalcolici né, o digestivi. Praticamente si ripeteva la cena con l'eventuale cottura del baccalà in agrodolce, cotto con l'uvetta, pinoli e sporcato con un pochino di pomodoro appena appena. Lo stesso menù del 9 di dicembre si ripete la vigilia. L'unica cosa, al massimo, l'unica variante può essere il primo piatto a base di zite, che sono dei bucatini molto grossi, col sugo di tonno, olive verdi denocciolate, che sono proprio la scolana tenera, e abbondante salsa di pomodoro. Regola fondamentale, ti devi macchiare la camicia, se no vuol dire che non ti sono piaciuti. A seguire poi sempre baccalà. Sì. Sì. E per finire il dolce della tradizione, che è il frustingo, che è una ricetta con grani misti, miele, a volte addirittura si metteva anche il sangue di maiale, appunto legato alla macellazione casalinga. Il giorno di Natale invece ci sono i cappelletti, che sono sempre piccoli tortellini in brodo di cappone, che qua si ripresenta, la ovviamente immancabile frittura mista alla scolana con olive, cremini, ci sono anche le costine di agnello panate e misticanza, insalata, con almeno però la regola è che ci siano 5 essenze diverse, 5 erbe diverse. E poi frutta mista, sia secca che polposa, il frustingo, appunto questa famosa, questo famoso dolce, e il torrone ma al cioccolato, che è nel caso di Ascoli aromatizzato all'anice e prodotto da uno storico caffè di Ascoli Piceno, in particolare Meletti si chiama. E questa è la tradizione di Ascoli Piceno. Poi Ascoli ha delle colline che sono vicine all'Abruzzo, e allora per le tradizioni abruzzesi ti dico che tutto molto simile, cambia però il primo piatto della vigilia, perché da loro sono molto diffuse le crispelle embosse e il timballo, che è un timballo di crispelle fondamentalmente. Per le crispelle si intendono delle mini frittelline molto simili alle crêpe francesi, che vengono arrotolate a mo' di sigaro e fatte bagnare nel brodo. Un bosso vuol dire proprio bagnato. Sì. Oppure sono utilizzate come pasta per fare strati con la carne e il sugo, tipo una lasagna, ecco, tipo nella zona di Pesaro, di Teramo, scusami. Questa è la zona. E qua cominciamo già benedetto. Andiamo ancora un po' più al mare, di diverso, no? Troviamo già qualcosa di diverso da noi, perché insomma sì, più o meno l'Emilia, il Veneto, così, non dico che ci assomigliamo, ma quasi, no? Come qua cominciano proprio ad avere dei piatti che, se non siamo stati lì, non abbiamo mai visto. Scendi pure, andiamo. Scendiamo nel basso Lazio con Gaeta, quindi andiamo al mare. E è una vigilia tutta a base di pesce, con le famose TL gaetane, che è una pizza ripiena di pesce fresco e verdure, tipo scarola e tonno, polipi, cozze. Ed è una tradizione legata a una ricetta che preparavano le mogli dei pescatori
che le davano ovviamente ai loro mariti e stavano fuori per giorni, quindi era buona mangiata anche fredda, resisteva per un po' di tempo. Le mozzarelle di bufala in versione treccia, oppure bocconcini bianchi, affumicati, a forma di nodo, che sembrano proprio dei nodini. Poi dei formaggi casi marsolini, che sono dei formaggi di capra o di pecora stagionati, che possono essere sia bianchi oppure ricoperti di spezie come l'origano e il peperoncino. Il primo è sempre a base di pesce, tipo spaghetti con le vongole. Di secondo ci sono molti broccoletti con il pesce, tipo le parnocchie o il polipo o le alici fritte. Un altro piatto sono le alici sotto sale. E come dolci gli struffoli, le paste di mandorla, biscotti, rombi, che sono rombi al cioccolato ripieni di frutta candita, morbidi, oppure biscotti rococò, che sono invece delle ciambelline più dure. Gli sutramielsi, che sono biscotti a forma di S. E a Natale invece c'è più carne, si parla di piatti più tipo lasagne o cannelloni, non possono mai mancare ovviamente le classiche olive di Gaeta nere, beh, o verdi o rotte tagliate condite con finocchietto e peperoncino. E come usanza non culinaria molto carina c'è la vigilia e la fiaccolata con la messa, poi il presepe marittimo tutto fatto di legno. E la notte di Capodanno ci sono gli sciusci, che sono dei gruppi di persone di musica popolare che vanno a suonare tutte le case. A volte le famiglie li possono addirittura chiamare, farli suonare nei cortili, oppure sono proprio sparsi per la città. E hanno strumenti anche lì molto popolari, non sono i classici tipo martelli e urzi. E quando bussano alla porta, di solito gli devi offrire anche una ricompensa, soldi, panettoni, torroni, qualsiasi cosa che possa ricambiare la loro visita. E così appunto portano fortuna. E il primo dell'anno, sulla spiaggia più famosa, la principale di Gaeta, che è la spiaggia di Serapo, ci sono delle persone vestite da Babbo Natale che fanno il primo bagno dell'anno e poi brindano con tutta la città. Che freddo, si può fare il bagno il primo dell'anno. Questa qua è anche in Liguria, non so se è mai capitato di essere in Liguria il primo dell'anno, c'è il bagno, fanno il bagno e si tuffano. Sì, sì, mi è capitato più volte. Aiuto, aiuto. Senza la muta, Poi. Non con la muta da sub. Col costume. Oh, no, sì, aiuto, sì. Aiuto, che freddo. Poi andiamo in Calabria, andiamo ancora un po' più giù. Allora, a Calabria la vigilia è più importante rispetto al Natale, di solito si mangia anche lì tanto pesce, è famoso soprattutto il baccalà fritto, il baccalà alla brace, con aglio, pomodori, peperoni e ovviamente immancabile il peperoncino, che c'è ovunque in Calabria, e la zuppa di pesce. Il Natale di solito si mangiano carni come l'agnello, il capretto al forno o in vino o cotto in una pignatta. E sono famosi anche i culurielli dall'Immacolata fino a Natale, che sono un impasto fatto di patate, farina, lievito, fritti a forma di ciambelline che sembrano un po' dei krapfen, ma salati, e si mangiano con i salumi e i formaggi. Poi come primo ci sono anche tagliatelle o tortelli con la zucca, ovviamente le melanzane secche poi fritte con una salsa di aceto e peperoncino. Come dolci c'è la pignolata, che sono molto simili agli struffoli napoletani, ma che sono dei gnocchetti di impasto a base di farina e uovo, poi ovviamente fritti e rotolati nel miele, insaporiti da scorzette di mandarine fresche o mandarine canditi a pezzetti e fichi secchi con nocciole, e ricoperti poi di cioccolato. E un altro famoso dolce sono i turbilli, che sono sempre dalla forma caratteristica che ricorda sempre quelli degli gnocchi, con la rigatura, e vengono realizzati con un semplice impasto di farina, olio e vin cotto, e che gli darà poi il colore scuro tipico di questi dolcetti. Ovviamente anche questi vengono fritti in abbondante olio, poi ripassati in padella con il miele sciolto e guarniti con tanti zuccherini colorati. Diciamo che in Calabria si frigge volentieri un po' di tutto. Il 24 ci sono i giri di zampognari. Sì, tutto.
E il presepe vivente, e anche dopo il 25 c'è la messa. Dopo la messa del 25, anche lì ci sono gli zampognari. E il gioco tipico della zona sono la murra, che è un po' tipo la mora cinese, ma è la mora calabrese. Ecco, se no mi sgridano se dico che è tipo la mora cinese, la murra No. calabrese. Poi parliamo anche della Sicilia. Ho parlato con amici di due zone diverse, una tra Agrigento e Catania e l'altra invece vicino a Mazara, nel Campo Bellese. Allora, in realtà ci sono delle cose comuni, perché la Vigilia di Santo Stefano tendenzialmente si festeggiano meno, e più che altro è il Natale con la pasta al forno tipo anellini, agnello, cardi, cipollotti. Cipollotti circondati da budella di pecora e formaggio, soprattutto che si chiamano stiglioli, sono presenti strani. E come dolci, nella zona tra Agrigento e Catania ci sono i pizzarruna, che sono dei biscotti con il ripieno di marmellata di fichi. Nonostante sia un'isola, c'è poco pesce o niente, ma tanti piatti anche poveri con delle erbe raccolte nei campi intorno. Come pasta alla vigilia ci possono essere anche le busiate, che sono con pesce o verdura in pastella, cipolla e olive sott'olio. Altre cose che ti posso dire, come dolci, i cannoli o i ravioli di ricotta, l'arancia, il cioccolato, ovviamente immancabili. Poi ci sono anche i cantucci, la cassatella con i fichi e le paste, che sono pasta frolla ripiena di zuccata, che è la marmellata di zucca o marmellata di fichi e mandorle, però il cannolo con la ricotta è sempre un po' un must. E il bello della Sicilia è anche sempre la famiglia, perché tutti questi dolci, tutti questi biscotti, tutte queste paste vengono preparate in casa, in cui le donne della famiglia si trovavano nei giorni prima e ogni giorno preparavano una ricetta diversa tutte insieme. È una bellissima tradizione. Bella. E questo è tutto quello che ho trovato sull'Italia. Poi Grazie ai c'è tuoi anche un po' di amici estero. che quindi a Natale mangeranno, ognuno nella sua città, nel suo territorio, tutte queste delicate, queste bontà, prelibatezze, ecco, insomma. Ci stai facendo venire un po' l'acquolina Esatto, in bocca, esatto. anche sera, voglio dire, dobbiamo tutti mangiare, quindi l'acquolina ci viene. Quindi ci porti Guarda, fuori adesso dall'Italia. vi Usciamo? porto fuori in Europa e nel mondo. Sì, Bene. iniziamo con la Svizzera. Intanto in Svizzera ti dico, si festeggia molto di più la vigilia del Natale e tendenzialmente in Svizzera si mangia carne, quindi non è di magro. Spesso c'è la fondue, quindi questi bocconcini di carne che vengono cotti nell'olio, oppure anche il filet im Teig, che è il filetto in crosta. I dolci sono dei dolcetti tipo stelline di cannella. O biscotti doppi con una marmellata di lampone oppure al cocco. Però è bella come tradizione svizzera quella del 6 dicembre, del 5 e del 6 dicembre, perché il 6 dicembre, come dicevamo all'inizio, è il giorno di San Nicola, la festa di San Nicola, che è proprio vestito come Babbo Natale. Il 6 dicembre va nelle scuole dei bambini con questo abbigliamento e arriva con un aiutante. Che poi approfondiamo, che era l'uomo nero, che in realtà alcuni chiamano Krampus, con un saccone gigante. E San Nicola leggeva un librone in cui c'erano scritti tutti i nomi dei bambini. E se i bambini erano stati bravi, gli dava un sacchetto di juta con arachidi, mandarini e Lebkuchen, che sono fondamentalmente pan di zenzero. Se non erano stati bravi, invece, li richiamava e gli diceva che se il prossimo anno non si fossero comportati bene, li avrebbe messi nel saccone e portati via. E quest'uomo nero era proprio quello che li avrebbe portati via. E il Krampus deriva dalla mitologia greca, dalla mitologia, scusami, tedesca, ed è un essere demoniaco, che in teoria San Nicola ha domato e calmato.
ma che si libera per le strade del paese la notte del 5 dicembre. E tu vedi proprio, ci sono anche dei filmati interessanti su YouTube o simili, in cui vedi queste figure che hanno le corna, queste facce bruttissime, coi denti aguzzi, vestiti proprio di stracci e con delle fruste in mano, che girano per le strade dei paesi e rincorrono le persone. Ma sono veramente brutti da vedere. Sì, 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 e pare proprio che ci fossero queste figure in antichità che andavano in giro a uccidere anche le persone, mischiandosi con dei giovani che nella stagione invernale si facevano queste pellicce formate di piume, pelli e corna di animale, ed essendo irriconoscibili andavano in giro un po' a terrorizzare gli abitanti del villaggio, derubandoli, e hanno scoperto che tra di loro poi effettivamente si nascondeva un demone, che era questo Krampus, che si riconosceva perché aveva le zampe a forma di zoccolo di capra. E allora avevano chiamato il vescovo Nicola per esorcizzare la presenza. E sconfitto il demone, nel giorno della vigilia di San Nicola, appunto, tutti i giovani si travestono da demone e sfilano lungo le strade dei paesi per punire i bambini cattivi, non più per depredare, per rubare, ma per punire i bambini cattivi. Poi sono sempre però accompagnati dalla figura del vescovo, che aveva sconfitto il male, che quindi li tiene sotto controllo. Certo. Però, mi piaceva molto questa storia, un po' diversa. È un po' diversa, perché poi alla fine anche nelle storie dei bambini c'è un po' sempre il bene e il male, no? C'è un po' sempre anche le nostre paure, il male, e dobbiamo un po' esorcizzarlo, no? E anche questi racconti aiutano un po' a esorcizzarli. Quindi il bene e il male fanno sempre parte delle favole, comunque. Poi spostiamoci ancora, andiamo in Francia. A Parigi, dove sono stata tante volte perché c'erano i miei zii. Beh. Allora, le tradizioni sono abbastanza simili alle nostre. Di ricette particolari possiamo trovare il tacchino alle castagne e le ostriche, che sono tipiche della vigilia. Lo champagne, ovviamente, che accompagna tutto pasto, il foie gras, le lumache, il salmone affumicato. Molto tipico come dolce è la bûche de Noël, che è il tronchetto natalizio, che è il dolce per eccellenza del Natale francese. Ed è bello anche da vedere, perché viene proprio decorato e rivestito. E il tronchetto di Natale è un rotolo fatto con zucchero a vela, uova, farina e fecola, arrotolato e farcito al suo interno con la ganache di cioccolato e marron glacé, oppure una crema di burro. E decorato poi per prendere la forma proprio di un tronco di Natale. E prima di diventare un dessert, però, la bûche de Noël era un vero e proprio ceppo dell'albero, che per tradizione veniva bruciato la sera della vigilia di Natale. Pensa. E è un'usanza assolutamente molto, molto antica, è molto, molto interessante, ecco. Altri dolci che si possono conoscere sono la galette des rois, che è conosciuta proprio come la torta del re, e è un dolce conosciuto in tutta la Francia. E praticamente all'interno della torta viene nascosta una fava secca o un fagiolo, e chi trova nella fetta questo fagiolo, questa fava secca, fa il re per tutto il giorno, per tutta la giornata, e quindi può avere dei privilegi, no? Dei privilegi eccezionali, come mangiare a volontà o impartire degli ordini. Ah, però bello. E sì. E poi una cosa che mi è piaciuta tantissimo sono i 13 dolci di Natale, che però sono tipici delle tavole provenzali, andiamo un po' più a sud, che è un po' la trasposizione dell'ultima cena, in cui i dolci rappresentano Gesù e i 12 apostoli. E ogni borgo ha la sua tradizione e i dolci possono variare, ma su alcuni proprio non si discute, perché sulle tavole non devono mancare i mendicanti, che sono diversi tipi di frutta secca, così chiamati proprio in onore dei 4 principali ordini monastici dei mendicanti: l'uva sultanina, che rappresenta i domenicani, i fichi secchi, i francescani, le mandorle, gli agostiniani. E ad ogni ordine è dedicato un frutto che ricorda proprio nel colore l'abito dei monaci. Un altro dolce assolutamente obbligatorio è il nougat, simile al nostro torrone, che deve essere però di due tipi: bianco con noci e pinoli e nero al miele e mandorle, e rappresenta le confraternite dei penitenti, neri e bianchi. Poi ci deve essere la frutta fresca, mele, pere, arance, clementine,
simbolo di ricchezza, il melone d'inverno e gli ultimi grappoli d'uva della vendemmia e i datteri che simboleggiano i re magi venuti dall'Oriente. Altra golosità obbligatoria è la pâte de quang, che è una gelatina di mele cotogne tagliata a cubetti. In alcune zone si aggiungono anche frutti canditi e il dolce tipico della regione è la pompe à l'huile, che si tratta di una sorta di focaccia dolce a base di farina, lievito e olio d'oliva, aromatizzata ai fiori d'arancio, molto buona, ed è conosciuta anche come fougasse o gibassier. E deve essere tassativamente spezzata come Gesù spezzò il pane e mai tagliata perché porta sfortuna. E i 13 dolci devono essere serviti dopo la cena della vigilia e prima della messa di mezzanotte e resteranno sulla tavola per 3 giorni coperti dai lembi della tovaglia per permettere agli angeli e ai morti di venire ad assaggiarli. Quindi tantissimi riferimenti religiosi. Eh sì, esatto. Questa è una cena che ricalca proprio tutto l'avvento, tutta la nascita, il viaggio, i re magi, insomma la chiesa e la festività proprio religiosa di questo Natale, assolutamente. E beh, però è molto particolare, sì, bella questa idea, no? Di mettere ogni frutto, legarlo poi a questi ai frati piuttosto che a questi i mendicanti. È bello, bello, è una bella fantasia, insomma, sì. Un bello immaginario, molto. Mm-hmm. Poi saliamo al nord, la Svezia. Okay. Allora, sulla Svezia non ho tantissime ricette a cui fare riferimento perché gli svedesi non hanno proprio una grande tradizione culinaria. Però, sicuramente ci sono i Lussenkatt, che sono i dolci tipici, che sono panini allo zafferano, che buonissimi, che hanno anche una forma a S, per assomigliare a un gatto raggomitolato e con l'uvetta per decorazione per fare gli occhi del gatto. Poi nella Svezia io ricorderei fondamentalmente la festa di Santa Lucia perché è la più famosa di tutte. Non porta regali come capita qua in Italia, però porta luce, che comunque in Svezia è importante perché il giorno di Santa Lucia è il giorno più buio dell'anno. Infatti c'è una sfilata di ragazze vestite di bianco con delle candele in testa che portano proprio luce molto, esatto. Molto bella, molto suggestiva. E questo è quello che ho trovato sull'Europa. Sì. Poi, se ti va, passiamo nell'emisfero australe. Passiamo nell'emisfero australe, dai, che è lontanissimo da noi proprio. Dai. Vediamo cosa fanno, cosa festeggiano. Facciamo gli ultimi due paesi che prendiamo in considerazione sono l'Argentina e la Nuova Zelanda. Allora, certo. L'Argentina si festeggia solo la vigilia, no il 25 né il 26 tendenzialmente, perché si aspetta la mezzanotte del 25 e si festeggia poi con il vitello tonnato, con rollon di pollo con verdure, insalata russa, insalate varie, cose fredde più che caldo perché fa caldo. L'insalata con molto buona l'insalata con il cuore di palma, dadini di prosciutto cotto, formaggio e champignon, a volte pezzi di ananas, condito il tutto con della salsa golf, che la chiamano, che è un mix di maionese e ketchup. Poi si può trovare il maiale cotto al forno come prosciutto, condito con le mele verdi e le prugne in salsa. Dolci, fondamentalmente una macedonia congelato, la marquise, che è una torta a base di brownies, la meringa, il dulce de leche, ovviamente immancabile, dei flan e poi in alcune case anche il panettone, la frutta secca, ma perché gli immigrati italiani che sono arrivati nel paese verso la fine dell'Ottocento hanno portato tantissima tradizione, quindi anche tanti piatti italiani, alcune famiglie addirittura mangiano i chiadolini in brodo, che con il caldo che c'è là a dicembre, non so, secondo me sudano tutto il brodo nel momento in cui lo mangiano. Poi in tante case si crede molto di più a Gesù Bambino che a Babbo Natale, quindi è molto più Gesù Bambino che porta i regali rispetto a Babbo Natale, ed è molto facile anche che ci siano delle grigliate. L'asado, il famoso asado, e poi sempre accompagnate da queste insalatone miste,
che rinfrescano tutto. Come dolce ci può essere anche il pirorò, che è fatto di uova, zucchero e farina, che può essere sia dolce che salato. E poi ci sono tante feste dopo, feste che iniziano all'una, alle 2 del mattino, con tantissimi fuochi d'artificio, le persone che ballano e fanno festa proprio fino all'alba. E quindi poi è per questo che il 25 non si festeggia, perché la gente è morta e esatto. Quindi si rimane poi a casa. E invece per quanto riguarda Nuova Zelanda, ovviamente anche in questo caso l'ambiente è caldo, quindi è molto più facile trovare delle grigliate rispetto a dei pranzi o delle cene in casa. Una tradizione che mi piaceva, che mi hanno raccontato, che mi piace tantissimo, è che la sera della vigilia fanno vedere al telegiornale la planimetria e dove è Babbo Natale nel mondo, e quindi più o meno l'ora in cui arriverà, così poi i bambini devono scappare subito a letto, perché sennò Babbo Natale non porta i regali. Poi in Nuova Zelanda le famiglie cattoliche sono solo il 10%, non è una religione sicuramente di minoranza, però andavano a messa a mezzanotte e poi facevano festa prima e quindi dopo. Il 25 la colazione era a base di uova e pancetta, più che altro per asciugare un po' la festa che c'era stata il giorno prima. Poi è una festa in Nuova Zelanda vissuta come famiglia, ma come famiglia anche allargata, perché vengono presi in considerazione tanto anche gli amici. Loro la famiglia la chiamano Wanau, però appunto in queste feste per il 25 si faceva la festa a casa, ma anche si vanno a trovare tanto gli amici, quindi con delle grigliate di carne, c'è uno scambio di regali, si mangiano formaggio, uva, il prosciutto cotto al forno con i graze e grandi insalate di patate tipiche della Nuova Zelanda che si chiamano kumara, che sono delle patate dolci. Varie insalate con tutta la verdura possibile e immaginabile. Sul barbecue facilmente c'è anche l'agnello come carne, le salsicce, a volte le cozze, a volte si prepara l'anghi, che sono dei cibi cotti in pietre calde sottoterra, creano una sorta di forno, ma sottoterra con queste pietre calde, questo hot stone. Come dolce la pavlova, magari le fragole con la panna, il fudge, che è un dolce che hanno rubato un po' dalla tradizione inglese, e poi ti dico, si giocava molto a cricket, o si andava in spiaggia, si esce con altre persone per fare un'altra grigliata magari la sera, tutte queste cose. E una cosa molto importante che ci hanno tenuto a sottolineare questi miei amici è che si va anche molto spesso al cimitero, che si chiama Urupa, per andare a trovare le persone che si sono perse nel corso dell'anno, e quindi proprio questa voglia di stare insieme. E anche qua, come musica, tanti Christmas carol nei parchi all'aperto, cori di bambini, adulti, oppure delle varie tribù, molta molta musica natalizia proprio dappertutto, e queste sono ancora tradizioni molto molto belle, molto sentite. Benissimo. Ed ecco qua, insomma, il giro del mondo natalizio. Ci hai fatto fare, esatto, il giro del mondo natalizio. Chissà che magari non ispiriamo qualcuno per a Natale cambiare, se non proprio tutta la sua tradizione, magari aggiungere una portata differente, no? Perché poi abbiamo molto spesso famiglie allargate di varie culture, ormai è abbastanza comune, quindi magari ci sono anche tavole in cui si mischiano già le tradizioni. Quindi insomma, abbiamo capito che l'importante poi a Natale è stare insieme, quindi insomma mi auguro che le persone che ci stanno ascoltando possano condividere il Natale con le persone care, questo è importante a Natale, soprattutto visto che Natale è magico, che qualcuno riesca a ricongiungersi, no? A qualche parente, perché sono anche persone lontane. Io ringrazio Benedetta Callegari, che ci lascerà mangiare a Natale tutto quello che vogliamo. Tutto quello che volete. Sto chiaramente scherzando. Questo è stato un appuntamento proprio Food Sounds Good di Christmas, per augurarvi anche, io ringrazio la dottoressa, auguro tanti auguri di buon Natale, di buone feste a Benedetta, di buon anno.
Grazie, tanti auguri di buon Natale anche a te e a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Passate buone feste in famiglia, felici, con le vostre famiglie allargate, con tutti quelli che volete. L'importante è che siano serene. L'importante è che siano serene, cercate un po' di serenità all'interno di queste festività, ma noi non finisce qua, perché Food Sounds Good riprenderà poi a gennaio 2023, un appuntamento speciale, o diciamo qualcosa? Sarà con un ospite speciale, con un famoso giornalista piacentino che è Giorgio Lambri, e ci racconterà le sue esperienze culinarie nel mondo. Quindi insomma, non smetteremo di parlare di cucina, eh? Abbiamo sempre nuovi ospiti, la dottoressa tecnologa alimentare Benedetta Callegari, che ci porta dal mondo le curiosità, ci racconta del cibo, della musica, delle connessioni e ci parla di benessere. Quindi grazie, grazie Benedetta, grazie a tutti voi, un abbraccio, un saluto e un buone feste da Food Sounds Good, Radio Raccontiamoci. Eh sì, questo è un Natale da poche palle sugli alberi, bisogna risparmiare. Per fare il regalo giusto, quello che dà emozione, regala un audiolibro. Poche palle, quest'anno i libri si ascoltano. Grazie a Radio Raccontiamoci, progetti editoriali in condivisione, i libri si ascoltano. Come un radiodramma. Con suoni ed effetti. O come una poesia che unisce musica e parole. I libri si ascoltano. Regala fantasia. Per Natale regalati un viaggio nella storia. L'ultima cena di Pietro Dal Verme. Di Lorenzo Labò. Un audiolibro firmato Radio Raccontiamoci. Se Natale arriva, ma manca la poesia, la mettiamo noi con un pizzico di pepe. Ascolta Poesia per Natale. Poesia e musica. Un pizzico di pepe di Giorgio Soncini. È un altro dei progetti editoriali di Radio Raccontiamoci e lo trovi nella versione solo voce oppure voce e musica. I libri si ascoltano. E il Natale non è più una palla.